celebrare i 750 anni della presenza dei frati francescani nella Basilica di San Pietro Maggiore, da tutti conosciuta come San Francesco a Ravenna, e il 25esimo dalla morte di padre Severino Ragazzini, conosciutissimo francescano che più di tutti legò la sua vita e la sua operatività e i suoi interessi culturali alla figura di Dante, si è tenuta ieri sera la conferenza di padre Isidoro Liberale Gatti, dal tema I francescani conventuali a Ravenna, 750 anni di presenza accanto alla tomba di Dante, storia e carisma. Il tema della conferenza di questa sera vuole proprio mettere a fuoco, prima di tutto, la figura e il carisma di San Francesco, perché i padri minori conventuali sono i suoi figli e quindi perpetuano questo suo carisma. Quindi l'arrivo dei primi francescani a Ravenna e come hanno espletato il carisma francescano a favore della popolazione, nella predicazione, nell'amministrazione dei sacramenti e soprattutto fin dall'inizio nella cultura, istituendo qui a Ravenna uno studio di teologia del quale parla già Salimbene da Parma nella sua cronaca del 280. Quindi questo è il tema centrale. Poi si vuole festeggiare anche questa istituzione del Centro Studi Danteschi voluta dai minori conventuali, dal padre Severino Ragazzini, e ricordare quanto i frati hanno fatto e stanno facendo per illustrare Dante con l'aiuto di molti esperti, con le conferenze, con il museo, con le monete e con tutte le altre manifestazioni, continuando poi il loro carisma spirituale nella Chiesa di San Francesco. Nella storia di Ravenna il ruolo dei padri francescani si collega sicuramente anche a Dante. In che modo? Si collega perché Dante Alighieri, che morì a Ravenna appunto all'età di 56 anni, volle che il suo corpo fosse affidato al cimitero dei frati minori conventuali, quindi nella prossimità dei loro chiostri. Però il rapporto di Dante con i minori conventuali ebbe qui lo sbocco, diciamo, non l'inizio, perché Dante Alighieri di Firenze aveva già frequentato il noviziato dei frati minori conventuali nella Basilica di Santa Croce. Non era arrivato alla professione perché non era riuscito, come dice lui nella Divina Commedia, a prendere la lonza, cioè a dominare completamente la concupiscenza che pensò di dominare nel matrimonio e non nella vita religiosa. Però si iscrisse al terz'ordine secolare di San Francesco e rimase quindi sempre legato con la corda ai francescani. E poi qui a Ravenna volle essere sepolto tra i suoi frati e infatti il suo corpo fu consegnato al superiore dei minori conventuali proprio dai tre figli di Dante che erano qui presenti in Ravenna, e ci fu questo legame perpetuo perché per molti anni i frati furono i custodi di questa ossa, ora affidate al comune, credo, e quindi un rapporto di Dante che possiamo già definire dalla sua prima adolescenza. Per questo Dante, già nel canto undicesimo del Paradiso, parla con entusiasmo di San Francesco e parla anche del beato pettinaio e terziario francescano come era lui. Quindi è tutta una famiglia così che si era stabilita tra Dante e i francescani. 750 anni dei padri francescani qui a Ravenna, oggi ancora una presenza importante. Noi siamo una diocesi molto fortunata perché dei figli di San Francesco ne abbiamo tre comunità. Una comunità qui nella chiesa di San Francesco, un'altra nella chiesa dei Cappuccini e un'altra comunità nella chiesa di Milano Marittima. Siamo dei fortunati avere tre famiglie francescane nell'unica diocesi, credo che sia una cosa quasi unica oggi. E noi qui a Ravenna, in particolare per questa comunità di frati che si trova qui in San Francesco, siamo molto grati al Signore e a loro per questi motivi, che intanto custodiscono la tomba di Dante, la memoria di Dante, e si prodigano per far conoscere Dante cristiano alla società, al mondo, e ci stiamo preparando anche per allestire il percorso didattico del Museo Dantesco
per fare in maniera che le scolariste che vengono qui a Ravenna non si fermino solo a fare una fotografia davanti alla tomba di Dante, ma vadano anche a visitare questo percorso didattico e ne possano cogliere i messaggi principali delle tre cantiche. Ancora i nostri padri, io li ringrazio proprio di cuore, perché stanno in chiesa e sono sempre disponibili mattina e pomeriggio ad accogliere le persone per una riflessione, per una conversazione, soprattutto per la celebrazione del sacramento della confessione. E poi c'è un'altra caratteristica per cui voglio dire grazie a questi frati, che sono molto ma molto disponibili, e tutte le volte che noi abbiamo bisogno di qualche servizio, una messa, un incontro in varie parrocchie, io telefono e vi dico sinceramente, trovo sempre grande disponibilità. Per questi motivi io ringrazio il Signore e i frati, quindi anche San Francesco, di averci fatto questo regalo. A seguire è andata in scena nella Basilica di San Francesco la prima nazionale de La gloria di colui, concerto in forma scenica su testi della terza cantica della commedia, con musiche di padre Albino Varotti, Gianluca Zuccatelli e Don Lorenzo Perosi.